Beh, certamente è chiaro che la preoccupazione è sempre alta, infatti siamo sempre molto, appena entrando qui, parlato con il direttore generale della ASL che sta tenendo sotto stretto controllo questo fenomeno. Il fatto che abbiamo meno casi rispetto a mesi fa, quando c'era l'ondata, ci permette di moltiplicare l'opera di prevenzione, di tracciamento dei contatti, di confinamento, il numero dei tamponi, quindi su questo abbiamo messo in campo tutte le strategie utili, compresa, ma quella principale rimane sempre una: vaccinarsi, continuare a vaccinare, non prendere sotto gamba questo fenomeno. Mi rivolgo alle generazioni, alle classi di età che non hanno ancora fatto il vaccino e che magari in questo periodo in cui i casi di Covid sono pochi, gli ospedali sono vuoti, non c'è la stessa pressione psicologica e ambientale che c'era qualche mese fa, può far rallentare, allentare un po' la tensione e far sentire meno la necessità di vaccinarsi. Invece no, bisogna continuare, i nostri centri vaccinali sono aperti a pieno ritmo e dobbiamo continuare così per raggiungere quanto prima l'immunità di gregge, perché i dati scientifici, medici dimostrano che con la vaccinazione effettuata, anche se questa variante Delta dovesse diffondersi e continuare a contagiare, avrebbe però effetti minimi sulla popolazione. Quindi qui il problema vero, oltre che evitare i contagi, è soprattutto evitare di finire in ospedale e di finire con conseguenze gravi.